Ciao, benissimo. Buongiorno a tutti. E poi dobbiamo parlare di Lorenzo, si sta avvicinando, ti vedo in giacca e cravatta perché dobbiamo parlare dell'Investing Roma, 1° ottobre, giornata memorabile, si torna in presenza con gli eventi live trading, ma ne parliamo dopo in coda, quindi faccio aumentare il pathos a Pietro Di Lorenzo, perché prima volevo sentire da Marco Medici come sono andati i volumi sul mercato Sedex questa settimana e poi andiamo a lavorare su strategie, tantissime strategie oggi. Prego Marco. Certo Emeric, innanzitutto grazie per l'introduzione. Allora, questa settimana abbiamo avuto dei volumi che sono stati in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti. Possiamo dire che ormai ci siamo in qualche modo un po' lasciati alle spalle quelli che sono stati i volumi medi dell'estate. Abbiamo raggiunto un turnover medio sul mercato Sedex di Borsa Italiana, sull'MTF Sedex di Borsa Italiana, di oltre 75 milioni di turnover giornaliero. Questo è stato dovuto sicuramente alla volatilità che abbiamo visto negli ultimi giorni, appunto sia sul mercato italiano che tendenzialmente su tutti gli indici mondiali. Infatti abbiamo visto un particolare interesse sia su appunto l'indice domestico italiano, il FTSE MIB, tramite sia prodotti a leva fissa che prodotti a leva appunto variabile come cover warrant e come turbo, ma tendenzialmente abbiamo visto anche un aumentare degli scambi sui prodotti di investimento, quindi tendenzialmente sia comprati che rivenduti. Possiamo dire che quindi gli investitori hanno preso un po' vantaggio da questa volatilità per andare a fare quello che noi ogni tanto consigliamo di fare sui prodotti di tipologia, per esempio bonus cap, eccetera, cioè di non comprarli con una logica cassettista, ma di tenerli monitorati per andare ad effettuare degli scambi anche dopo pochi giorni averli messi in portafoglio. Diciamo che i sottostanti più un po' più sotto i riflettori sono stati i titoli ad alto rendimento, tendenzialmente magari i titoli appartenenti a tutta quella sfera cinese che è stata un po' sotto i riflettori, piuttosto che i titoli americani. Va bene. Vabbè, allora io registro, porto a casa e vado da Pietro Di Lorenzo a lavorare sulle strategie. Di Lorenzo, prego, prego, cosa ci hai portato quest'oggi di bello? Guarda Emeric, una premessa: quando arrivi a 100 giorni dalla scadenza dell'anno, alla fine dell'anno ormai ci siamo, si accende sulla spia si dovrebbe almeno accendere sulla spia degli investitori un check da fare, che è il check sulle minusvalenze in scadenza. Come sai, chi ha conseguito delle perdite nel 2017 ha tempo altri 100 giorni per 4 anni, sì. Sulle minusvalenze. Prego, prego, scusami. Allora ci sono due tipi di approcci, no? L'approccio quello un po' passivo che dice vabbè, è andata così, ho preso le minusvalenze, insomma non mi ingegno particolarmente per andarla a recuperare, che a mio modo di vedere è un peccato, no? Perché è l'ultima chance di operare sostanzialmente free tax, quindi senza pagare il 26 di capital gain, e quindi insomma secondo me è meglio un po' industriarsi per provare a farlo. Come si può fare? Utilizzando alcuni certificati, sempre che premesse il regime fiscale del proprio intermediario consente questo tipo di operazione, perché qui insomma c'è da fare un ragionamento anche sul tipo di sulle modalità attraverso le quali vengono contabilizzate le cedole staccate dai certificati, che hanno onestamente diciamo una certa efficienza fiscale. Perché? Perché se tu vai a prendere una cedola, a differenza delle cedole tradizionali, no, quelle pagate sulle obbligazioni nonché sulle azioni, che contribuiscono alla formazione del reddito da capitale, ergo non compensabile con le minusvalenze, in questo caso invece è reddito diverso, quindi puoi utilizzare le cedole per andare a, come dire, a abbattere lo zento fiscale prima che le minusvalenze vengano perse. Questo lungo ragionamento per dire che il DE000HV 8 Como Quadro 71, perfetto, è un prodotto che in qualche modo, staccando una maxi cedola a novembre del 10%, ti dà diciamo questa opportunità di andare a prendere subito questa plusvalenza del 10%, sempre che alcune condizioni vengano verificate. Ma come vedremo guardando il prodotto, che ha 4 sottostanti energetici, sostanzialmente questo è un prodotto che, insomma, che si utilizza se hai una visione positiva
sul mondo petrolifero, diciamo, sulle aziende petrolifere, sostanzialmente ti vai a incassare questa prima bella cedola del 10%, che direi quasi certa, no? Considerando, quasi certa no, insomma, è molto probabile, considerando che tutti i quattro sottostanti, quindi Tenaris, British Petroleum, Total Energy e Eni, sono ben sopra lo strike, cioè il peggiore è Tenaris, che comunque, insomma, è comunque sopra lo strike, che, insomma, e quindi siamo abbastanza coperti, considerando poi che la barriera è al 70%, insomma, quasi certamente dovresti prendere questa prima cedola del 10%. Poi a seguire che succede? Delle cedole trimestrali del 2,66%, staccate intorno al 22 o il 24 o alcune volte il 25 quindi di febbraio, di maggio, di agosto e quant'altro, ma un'ulteriore, diciamo, peculiarità dello strumento che ha anche un autocall, quindi a partire dal secondo trimestre del 2022, se tutti i certificati sono, se tutti i sottostanti, quattro sottostanti sono sopra lo strike, l'emittente richiama il prodotto, ti paga la cedola e liberi liquidità. Quindi per chi è utile questo prodotto? Per tre profili. In primis per chi ha un'idea positiva sui petroliferi, diciamo sui titoli petroliferi. In secondo luogo per chi vuole prendersi auspicabilmente una cedola del 10% per andare a lavorare sullo zainetto fiscale. E in terzo luogo anche a chi magari si accontenta, fra virgolette, diciamo, di cedole comunque interessanti, no? Del superiore al 2% trimestrale, e pensa poi che nel tempo questi quattro sottostanti possano, diciamo, galleggiare sopra questa linea del meno 70 dallo strike, dalla quale sono ben lontani. Scadenza del prodotto 2024, quindi c'è tempo, e poi l'autocall è un prodotto, insomma, ti dà l'opportunità, insomma, di chiudere la partita prima del tempo, che secondo me, insomma, spesso cosa buona e giusta, nel senso che liberi liquidità e cerchi. Ma siamo lì, qua è la cedola e l'autocall, ma sai che non è male questo qua, te lo promuovo, anzi ti dirò che me lo segno pure, caro il nostro. Ah, nel libretto nero. No, questo è il libretto bianco più che altro. Ah, bianco, perché... non sapevo che avessi. No, l'ho inventato adesso. Allora, fammi segnare il DE000HV8 CQ71. Dai, sai perché? Se fai, cioè chi ci sta seguendo, chieda prima l'intermediario, la modalità. Bravo, questo è importante, sì. Sì, perché se non fai l'operazione poi rimani male. Devo dire che adesso non vorrei, tipo più dell'80% dai dati che ho io attuali, forse l'85% contabilizza in maniera, fra virgolette, favorevole all'investitore, no? Funziona così: la cedola viene pagata e viene immediatamente interrogato lo zainetto fiscale. Se lo zainetto fiscale è pieno, viene subito, diciamo, decurtato di quella quota di cedola e poi si va avanti. E quindi, diciamo, l'80%, più dell'80% degli intermediari agisce in questo modo. Bello, mi piace. Siamo lì con Tenaris, che se la gioca, perché ha un rialzo dello 0,40% attualmente rispetto allo strike. Quindi gli altri: British Petroleum più 10%, Total Energy più 10,78%, Eni più 11%. Quindi l'unico che se la gioca per il richiamo anticipato è Tenaris. Il richiamo anticipato è il primo semestre, il primo trimestre del 22. Perché pensavo fosse adesso dicembre. Ma questo ci fa comodo perché noi dobbiamo prendere prima la cedola del 10% che viene staccata il 24 novembre. Quindi ci andiamo a prendere la cedola del 10%. Se c'era il richiamo a dicembre era più bello, no? Prendiamo cedola e autocallable. No, sì, ma poi ti puoi prendere anche una cedola del 2,65 quando eventualmente proprio efficienza monetaria il Pietro Di Lorenzo, vuole tutto il Di Lorenzo. Marco Medici, come commentiamo questo prodotto? E magari una battutina sulle questioni fiscali, dai, ci sta sempre, prego. Marco, ci sei? Temo di no. Vabbè, poco male. Ci sono, eccomi qua. Eccoti qua. Allora, perfetto. Allora, comincerei con la battutina sulle questioni fiscali. Vai. In effetti ha fatto bene Pietro a dire che ci sono due modalità di intervento diverse da parte degli intermediari, perché ci sono degli intermediari che vanno a fare il computo totale delle appunto plusvalenze solamente quando si va
di smettere l'investimento in portafoglio e nel frattempo vanno ad abbassare il prezzo di carico facendo contestualmente pagare il 26% sulle cedole anche in presenza di minusvalenze. Quindi, giusto per essere chiari anche con tutti quelli che ci ascoltano, non è detto che la strategia che Pietro ha fatto vedere adesso funzioni con tutti, ma dipende appunto dall'intermediario che utilizzate. Quindi prima andare a appunto fare una verifica con l'intermediario sulla modalità di trattamento fiscale dei premi, cioè se viene fatto nel momento in cui viene pagato il premio o solamente a appunto scadenza del prodotto oppure quando il prodotto viene venduto, perché in quel caso non avremo la possibilità di fare appunto questo roll delle minusvalenze tramite questo prodotto. Quindi appunto, come ha detto Pietro, mi raccomando di fare una verifica. Per quanto riguarda questo prodotto, io devo dire che io sono d'accordo con te, Emeric. Devo dire che tendenzialmente quello che gli investitori vanno a vedere è andare a cercare prodotti sotto la pari, perché in quel modo si può avere un extra rendimento in caso di scadenza anticipata. Quindi in questo caso questo prodotto è un po' svantaggiato perché quota già 105, quindi tendenzialmente magari gli investitori dicono no, questo quota 105, quindi in caso di scadenza anticipata che mi paga 100 andrai a perdere addirittura qualcosa. Quindi è un po' passato in incognito sotto i riflettori. Devo dire però che a me piace, perché quota 105, perché abbiamo tutti i sottostanti sopra la pari, quindi a parità di condizioni a febbraio avremo una scadenza anticipata. Avremo una scadenza anticipata con pagamento, oltre che del 10% iniziale, anche di un premio appunto in febbraio del 2,65%. Abbiamo fatto questo prodotto con un'altra decina di prodotti che pagano un maxi premio e devo dire che gli investitori tendenzialmente c'è un po' la voglia di andare ad investire su quelli che magari pagano dei maxi premi più importanti. Non so, avevamo dei prodotti che pagavano dei premi del 18% iniziali, quindi questo prodotto che paga appunto solo il 10 è un po' passato in qualche modo sottotono. Sì, a me invece piace, perché appunto sono quattro sottostanti che appartengono alla stessa industria, quindi tendenzialmente è un basket che va ad investire sul settore dell'energia. Sono appunto tutti abbastanza solidi, infatti appunto possiamo vedere che nel momento in cui molti sottostanti un po' più spicy, NIO, Varta eccetera eccetera, hanno appunto perso molto, questi sono tutti tendenzialmente al livello del valore iniziale, se non addirittura sopra, e paga comunque un rendimento che non è dei più alti della nostra emissione, ma è comunque di tutto rispetto. Quindi insomma devo dire che anch'io apprezzo questo prodotto. Va bene, allora signori, vi chiedo la cortesia di rimanere collegati con noi a entrambi. Ora vado in pausa e poi torniamo con le strategie sui certificati. Pausa. E Pietro Di Lorenzo SS3, stavamo facendo alcune strategie con i certificati con maxi cedola che potevano essere compensate, minusvalenze, insomma strategie anche a livello fiscale. Giustamente signori, noi facciamo sempre un passettino, sempre in avanti e mai indietro. Il nostro Pietro Di Lorenzo mi ha inviato quali sono i broker, le banche, insomma come sono suddivise tra compensazione immediata delle plusvalenze della cedola e compensazione a chiusura delle plusvalenze della cedola. Tra l'altro, eccolo qua il grafico, e ringrazio il nostro Pietro Di Lorenzo per essere stato così immediato, così almeno diamo un passaggino in più. Vedete chi compensa immediatamente: Fineco, Directa, Sella, Generali, Banca Generali, Azimut, Intesa, Fideuram, BNL, MPS, Widiba, Che Banca, Allianz, Banco Posta, Bink Bank, Credem e il Credit Agricole. Chi invece ha la compensazione a chiusura delle plusvalenze da cedola è Unicredit, Deutsche Bank, Mediolanum, IVU Bank, WeBank, Banco Popolare, UBI, Carige e Unipol. Tra l'altro, questo è un grafico di CEDLAB, vedo che stiamo prendendo tutti da CEDLAB a mani basse, caro Pietro Di Lorenzo, grazie mille per essere stato così immediato. Allora, tra l'altro, se volete mandatemi una mail, edenarda@class.it, con il benestare di tutti quanti, vi giro direttamente il file così ce l'avete. Caro Di Lorenzo, continuiamo con le strategie, prego. Sì, infatti fai bene a dirlo, non è farina del mio sacco, grazie a CEDLAB che ha elaborato questa tabella e quindi insomma te l'ho semplicemente girato, il lavoraccio l'hanno fatto loro. No, sì, allora, sì, infatti abbiamo sottolineato, noi diamo merito sempre a chi ce l'ha e non ce lo prendiamo mai. Prego. Esatto. Allora, visto che mi hai messo nel libretto bianco il primo, adesso ambisco al libretto nero perché ti metto un sottostante che so che non ami tanto, Coinbase. Coinbase. Già mi è venuto un brivido dietro la schiena, vai, D00HV. HV 8 Bologna 0 16. Allora, Coinbase, vediamo un po', prego.
Anzitutto graficamente Coinbase, se riesci a mostrare grafica al volo, sostanzialmente ha questo supporto. Sì, ce l'ho qua, Coinbase, vai. C'ho okay. Tutto. Tipo partenza, sappiamo che è stato quotato, diciamo, abbastanza che era aprile, fine aprile e quant'altro, poi è sceso, ma insomma $210 circa questo supporto che si oppone ormai dall'inizio della quotazione alla discesa dei prezzi, se vedi è una sorta di triplo minimo abbastanza consolidato. I prezzi si stanno avvicinando a 210 e questo prodotto mi è venuto in mente perché come sai questa è stata una settimana molto volatile per Bitcoin, soprattutto lunedì e martedì, grossi strappi e quant'altro. Questo potrebbe essere, diciamo, una sorta di derivata prossima del Bitcoin. Fra l'altro a questo giro ha detto bene Coinbase sugli strappi ribassisti di Bitcoin. È un prodotto conservativo perché abbiamo una barriera molto distante, 173, considerando che la scadenza è il 16-12, quindi tutto sommato bisogna soffrire altri 3 mesi, quindi è un prodotto con scadenza vicina, con barriera a 173 che è circa il 30% dai livelli attuali, che magari su uno storno di Bitcoin deciso ti puoi andare a mettere in portafoglio magari a un prezzo un po' più conveniente degli attuali 107-108 circa, e quindi insomma portarti un rendimento del 3-4% nel giro di 3 mesi, insomma è assolutamente auspicabile, e quindi questo è un certificato un po' più tattico, cioè quando magari c'è uno storno violento di Bitcoin, sempre che 210 regga, che è un supporto importante, potrebbe essere una buona opportunità. Ci siete? Marco, sì, scusami, ero io che ero un attimo immutato. Allora, Marco Medici, 16-12-2021, quindi bisogna soffrire ancora per un paio di mesi. No, ti devo dire un 4% potenziale, perché alla fine adesso lo compri a 108,83, quindi 3% in realtà potenziale. Dai. Posso pure, se Coinbase, che è un sottostante di cui io non vado matto, più che altro perché è legato ovviamente alle cripto, però posso soffrire per un paio di mesi per un 3%. Tu, Marco, soffriresti? Ma sì, soffrirei, attenzione, perché è un prodotto con una barriera continua, quindi a differenza del prodotto che abbiamo visto prima, che è una barriera solamente a scadenza, in questo caso dobbiamo fare attenzione. Poi, come diceva Pietro, abbiamo una barriera che è distante intorno al 30%, quindi comunque abbiamo un buffer di sicurezza su Coinbase tendenzialmente che non è così piccolo. Tempo a scadenza è poco, rendimento ugualmente non è gigante, è un prodotto un po' come quello di prima, con le dovute differenze naturalmente, che ci va a far capire come non sia per forza necessario sempre andare a prendere dei rischi molto molto grandi per avere dei rendimenti ugualmente grandi. Possiamo anche accontentarci in questo caso, che non è un vero accontentarci, ma di un 3% in 3 mesi, e andando sempre a tenere monitorato il livello di rischio. Va bene, allora signori, abbiamo un po' di domande e il tempo ai noi è sempre stretto quando facciamo queste cose e ci divertiamo, aggiungerei io. Vediamo un po' se Unicredit i prodotti sono suoi e non li compensa, perché voi li compensate? Sì, però sul circuito di Fineco li compensa. Medici, questo è direttamente a voi. Sì. Sì, Fineco li compensa, dal grafico che abbiamo visto prima, appunto non essendo fonte Unicredit non posso né confermare né smentire perché non sono aggiornato su tutti, però sembra che Unicredit, la banca commerciale, non li compensi immediatamente, mentre per esempio Fineco sì. Questa è una logica, è una politica della banca commerciale tendenzialmente, che possiamo andare a fare una verifica e vedere appunto se è veramente confermata o meno. Tendenzialmente quello che noi sappiamo è quello che noi facciamo è mettiamo dei prodotti sul mercato MTF di Borsa Italiana e sono acquistabili da qualsiasi broker, qualsiasi intermediario, che sia Unicredit o che sia Fineco, eccetera, eccetera. E dipende dal circuito su cui lo compri. E quindi anche quello potrebbe essere interessante, valutare il circuito su cui comprare il prodotto proprio alla luce delle minusvalenze. Mi piace questa cosa. Allora, c'ho un parere sul DE, chiedo a entrambi se ve lo segnate, DE00HV45QY7. Allora, di che si tratta? Vediamo un po'.
Ah, forse questo l'avevamo anche visto. Questo qua è un cash collect. Allora, prendiamo il titolo così almeno lo vediamo bene. Cash collect ti dà la cedola. Auto callable ha la possibilità di essere richiamato. Un worst off sul paniere, quindi il peggiore tra il paniere, composto da Eni, FCA e basta. Giusto? Sì, Eni, FCA. Sì. In questo momento lo compri a 91,65. Vediamo un po', una cedola di quanto? Non la trovo. Marco, tu ce l'hai il prodotto? Frequenza semestrale? Sì, sì, possiamo andare a vedere subito quanto è la cedola. La prima cosa che però vedo, andando a vedere al volo questo prodotto, è che allora la cedola è di 4,10 euro. Vediamo, te lo confermo. Cash collect, io non ce l'ho qua. Vado a prendere la no, parte. Te lo dico io. Prego, prego. La cedola è delle 5,10 su base e semestrale, quindi abbiamo un 10,20 di cedola. La cosa che però mi preme far notare, andando a vedere la pagina del prodotto, che abbiamo una barriera che non è super profonda, una barriera del 75%, e vedo che Eni quota più o meno un 25% sotto il livello iniziale. Quindi siamo lì. E un'altra cosa che posso far notare, purtroppo faccio notare solo cose negative su questo prodotto, che non ha l'effetto memoria. Quindi tendenzialmente noi sappiamo che nel caso in cui una di queste cedole semestrali non venisse pagata, quello che succede è che non viene recuperata. Attenzione però, perché è un prodotto che non ha delle date di osservazione intermedie prossime, perché è un prodotto che può rimborsare o meno a dicembre, perché la scadenza è a dicembre 2021. È un po' una scommessa, perché se Eni rimane a questi livelli va a rimborsare 105,10, se invece Eni perde giusto un pochino va a rimborsare 75. Quindi non voglio dire che è come acquistare un'opzione digitale, ma quasi, perché veramente dipende tutto da Eni. Se Eni a scadenza si troverà sotto il valore di 10,83, il valore di rimborso sarà da 75 in giù. Se sarà sopra 10,83, il valore di rimborso sarà intorno ai 105. Naturalmente non si può dare un'opinione diversa da questa, dipende dalla view che si ha su Eni. Se si ha una view comunque rialzista da qui a dicembre, allora conviene acquistarlo. Se non si ha una view rialzista, assolutamente no. Di Lorenzo, tu che dici su questo? Esattamente, se guardi il payoff è esattamente un'opzione call su Eni, strike 10,85, scadenza dicembre, che cos'è la scadenza qui, è 15-12-2021, esattamente lo stesso payout di un'opzione call con scadenza dicembre 2021 su Eni, chiaramente, perché su FCA più o meno la partita dovrebbe essere abbastanza giocata favorevolmente. L'hai detto? Sì, no, guarda, strike 9,76, spot 16,57, deve perdere il 90% per andare, vedi, FCA, Stellantis, pardon. È tutto su Eni. È un'opzione col su Eni, scadenza dicembre, uguale, identica. Sì, bisogna vedere quanto la paghi, l'opzione call e quanto paghi il certificato. Caro Pietro Di Lorenzo, siamo arrivati al momento, è il tuo momento. Fai di tutto per convincere le persone ad andare in Investing Roma il 1 ottobre, insomma, evento, vai, parlane. Guarda, che... no, ma non c'è neanche bisogno di convincerli, perché credo che, a parte un'opportunità gratuita, e se ci pensi, insomma, di sti tempi, insomma, avere formazione gratuita di qualità non è male. E poi piuttosto tu mi dirai, io ti ho visto molto carico l'altro giorno al Salone del Risparmio, ti ho seguito in diretta e ho sentito da lontano una bella energia. Sbaglio, ti ho visto molto a tuo agio in quello studio, tra l'altro bellissimo, complimenti a classe per quella organizzazione. Ma dimmi tu, com'è tornare in presenza? Mi confermi che c'è uno scambio energetico? Ah no, vabbè, la presenza è un'altra vita, c'è poco da fare. Cioè, ci vogliamo bene pure in versione digitale, ma la presenza è decisamente meglio, sicuramente. Sono d'accordo con te, mi confermerai. In sicurezza, perché... rispettando le norme, tutto quello, tutto certo. Quanto, però insomma... ci mancherebbe, sì. Secondo me è anche un segnale di discontinuità, no? Quando, cioè, che dice, vabbè, il peggio è alle spalle, adesso magari si riprende piano piano con le misure di sicurezza e quant'altro. Quindi
Io sono molto carico perché amo gli eventi in presenza e poi l'offerta è molto, molto interessante. Più di 50 speaker, 34 workshop, un po' per tutti i gusti. C'è la sala trading per chi ama un po' il sangue che scorre per, insomma, sui monitor. Però ci sono anche la sala di finanza personale, investimenti a lungo termine. Si parlerà anche di asset alternativi tipo le cripto. Insomma, credo che sarà un bel momento anche per ritrovarsi. Quindi l'appuntamento è il 1 ottobre a Roma, proprio a fianco a Fontana di Trevi. E insomma vi aspetto e devo dire ringrazio anche Unicredit e Marco che saranno con noi in presenza. Unicredit tra l'altro consente insieme agli altri espositori di rendere il tutto gratuito, quindi grazie perché mostrano sensibilità verso gli investitori del, diciamo, dell'Italia centro-meridionale e amano incontrarli almeno una volta all'anno a Roma, quindi ringrazio Unicredit e gli altri sponsor e chi deciderà di venire, perché sarà un appuntamento secondo me assolutamente interessante. Grazie mille al nostro Pietro Di Lorenzo, SS Trader, in bocca al lupo per l'evento, Pietro. Ciao. Ciao. Allora, Marco Medici, dobbiamo ricordare...